Missione 10, guidato da Henry, sono arrivato presso un enorme centro di ricerca. Laggiù stavano lavorando sull'impianto militare delle armi biologiche della prossima generazione. Questo livello. Il tuo prossimo bersaglio sono le armi biologiche nel centro. Capito. Distruggerò tutte le armi biologiche e l'impianto di coltura. Questo livello stava un po' sul cazzo a me e a mio fratello. Che è un po'. L'impianto è stato distrutto! Che diavolo è successo laggiù? Attento! Sto captando tracce di sostanze biologiche vicine! Un'arma biologica. Deve essere sfuggita dall'incubatrice. Sì, esatto. A parte c'è questa musica che si attacca un po' in testa. E niente, dobbiamo affrontare queste mantidi religiose. Abbastanza creepy. Adesso non è più una mantide religiosa perché gli ho levato le come si chiamano. Però prima aveva le tipiche, non so come si chiamino. Ci vorrebbe mio fratello. Non è entomologo, ma sicuramente sa il nome di ste schifezze. Raga, non ho capito. Le falci. Che c'hanno, le vedete quelle? Prima uno gliele fa saltare, tutte e due. E poi inizia a vomitare sto coso. Insomma, armi biologiche, grandi schifezze. Distruggiamo tutti sti aborti al laboratorio del dottor Gelo. Ah, comunque tossisce schifezza anche quando ancora le chele. Comunque non so se l'ho già detto, però in teoria se queste schifezze sono liberate è un po' un bene, cioè abbiamo meno lavoro da fare, no? Aia. Mi piace il napalm? Ma restano proprio oscuri, proprio non gli piace, restano ferme nel fuoco. Sono rimasto a 7 di napalm, cioè a 0. Scherzando, scherzando. Sì, la cosa buona è che restano fermi, restano storditi dalle varie bombe. A parte quelle, no, ma anche quelle normali li stordiscono, però ovviamente non c'è la stessa efficienza. Finito. Ah, finita quella zona qui, bersagli 0 su 4. Aia. Oddio, 2 no. No, 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 non fatemi la bubua. Direi proprio non morire e rifare questo livello, quindi se necessario utilizzerò quante bombe potenti a manetta più possibile. Sì, quelle non funzionano su di loro, quelle stordenti. Penso sia per il fatto che non so. Allora, ricordavo bene quando all'inizio del gioco avevo detto che funzionano solo su cose meccaniche. Ma detto che praticamente tutti i nemici in questo gioco sono mezzi cyborg, robe meccaniche, a parte solo queste armi biologiche. Avrei dannatamente bisogno di una cura.
ti aggancio, ti aggancio. Hanno anche molta vita comunque questi cosi. Aia, attacca a distanza. Porca miseria. Ho bisogno di una cura. Non di un EC. Oddio. Ah, però non ti posso agganciare perché non hai più braccia. Sta un po' una seccatura, ok. Ci siamo veramente ridotti male. Bersaglio 1 su 6 vuol dire che quest'area è appena cominciata. Oddio. Porca mia. No, raga, non voglio morire. Porca miseria, come ha fatto a colpirmi? Quella è ancora tipo tutte le chele. Perché mi sa mi ha agganciato l'altro. Non ho bisogno di una vita. Ditemi che c'è una vita qui. Ne ho bisogno. Ti supplico. E ora sono morti. Wow. Ricordano un po' Cell questa. No, non a cono. Tre su sei. Scusami, questo è il quarto. Quindi ora adesso ne saltano fuori due. No, porco demonio. Che ora che siete due non mi farò dispiacere di utilizzare il napalm. Per una sola mi sarebbe seccato, ma per due. Porca miseria. I pro e i contro di avere tante bombe piazzate in uno stesso punto. Il raggio d'esplosione diventa notevole. No, non volevo piazzarle a muro, ok. Finito, spero sia finito il livello. Sono abbastanza sicuro che se muori ti fa rifare tutto il livello. Potrei sbagliare, ma sono abbastanza sicuro. Un altro motivo per cui io e mio fratello odiavamo questo livello. Oddio! Ma raga, ripeto, non voglio morire. Utilizzo quante più bombe possibili. Voglio sfruttare la chela per piazzarne 6, così colpisco con l'onda d'urto anche l'altro. Beh, già è morto, però vi dico perché l'ho fatto. 3 su 6 e questo è ancora vivo. Wow, possiamo portarli nel fuoco delle esplosioni. Oddio. Allora è il caso di farlo. Vieni qui. Non sono molto difficili. Cioè, dico, tenete conto di quanti ne abbiamo affrontati. Onestamente non credo si possa dire che ho fatto orribilmente schifo. Ho utilizzato molte bombe potenti, ma alla fine hanno... Direi che ho pensato abbastanza alle armi biologiche. Sì. Aspetta. Ci sono fortissimi segnali biologici che vengono da sinistra. Oh, Cristo. Dico, ho utilizzato molte bombe potenti, ma alla fine è andata bene. Hanno dei pattern di attacchi relativamente semplici alla fine. Oddio. Mamma mia, oh. Suppongo che anche a te non piaccia il napalm. Vediamo. Si prende danno overtime. Questi ragni sono troppo veloci, porca miseria. Ma la pena è il tempo
Porca. Troppo veloci e fanno danno considerevole. Sarà tosta questa. Porca miseria. Mamma mia. Quant'è l'ampiezza di sta merda. Ancora uno che mi... Raga, tosta. Ah, ancora ero vivo? Vabbè, ci ho pensato a rimediare. Tosta, tosta, tosta. Davvero la fine. Ricevuto, torno fuori. Torno fuori. Grazie al cielo, comunque sì, mi fa ripartire dalla battaglia. Quando ci sono boss... Allora, facciamo una cosa, devo conservarmi le... Molto meglio. Ho ancora il napalm. Ma beccati tutto sto napalm, figlio mio, te. Facciamoci un barbecue di ragni. E cazzo ne frega. Dai. Devo usarla per forza, l'ultima gravità. Morto? Che io oramai continuo a spammare bombe automatico. Vedo che ti sei proprio scatenato. Come ti senti? Non ti ricorda quando eri a Tarakan? Non è un ricordo di quei giorni di carneficina? Chi sei tu? La festa inizierà presto. E poi... Non dubito che scoprirai l'altra faccia di ciò che si cela dietro la Dante. Da chi veniva quella trasmissione? Vado al ponte, apri il portello. Va bene. A parte che rivedi i doppiaggi, ma stente sono un po'... Pff. Non mi ricordo che cos'è sta cosa d'altro volto della Dante. Ah, finalmente torniamo alla mia cara vecchia affezionata di... Vedo brevemente le... E chip come sono messe. 6 bombe, 9 metri. Sì, dai. Approvo. Ci vediamo al prossimo livello.